avvisi di garanzia, il sindaco non ha parlato. Diciamola qualcosa. Penso che qualcosa toccherà alla magistratura fare il proprio lavoro per verificare le varie responsabilità. Bisogna aspettare, noi siamo tranquilli, soprattutto l'amministrazione comunale di Scilla guidata da me è tranquilla. Io ho dichiarato, perché c'è stata una polemica sui giornali su un'eventuale incompatibilità da parte del sindaco, noi andiamo per la nostra strada, siamo interessati a lavorare per il nostro paese come stiamo facendo tutti i giorni per 12-15 ore al giorno e stiamo ottenendo risultati. Il consenso da parte della gente è totale, voglio avere la presunzione di dirlo. Se riteniamo di essere a posto e andiamo per la nostra strada, non posso intervenire su quello che non riguarda noi, la vita amministrativa, ma che riguarda un'indagine che deve fare il suo corso. L'opposizione ha chiesto le dimissioni, cosa risponde? Ma io rispondo che non, fanno delle azioni, delle cose che secondo me non riescono a inquadrare qual è la situazione attuale. Tra l'altro, tra gli avvisi di garanzia ci sono i due candidati a sindaci delle altre liste, l'unico che non è avvisato, che non ha l'avviso di garanzia sono io, e quindi mi pare che sia completamente, lo dovrebbero chiedere pure a loro, ma nonostante tutto io sono solidale con loro, ritengo che non ci siano le condizioni, perché guardi, un avviso di garanzia che può portare a una dimissione, di che sia, nell'ipotesi che poi questo signore risulti innocente, non può tornare indietro, perché si è già dimesso. Nel momento in cui c'è una sospensione perché arriva, come la legge è già molto restrittiva, che era molto restrittiva, uno viene condannato in primo grado e il prefetto lo sospende sulla base di una legge che è nata dopo, e nel caso in cui poi sarà assolto, così si può difendere meglio, nel caso in cui poi sarà assolto potrà ritornare a fare politica. Se invece uno si dimette adesso e domani non viene nemmeno rinviato a giudizio, perché nella fase del rinvio a giudizio viene prosciolto, mi dica lei chi è che lo rimette in sesto come politica, no? Questo in generale, dico io. Ultima domanda su questo tema, riguardo al conflitto di interessi che si andrà a instaurare magari da qui a breve nel momento in cui il Comune di Scilla dovesse costituirsi parte civile. Ma questa è una cosa che valuteremo quando ci saranno, che ci saranno, quando ci saranno le condizioni, pertanto che non è detto che ci siano, perché deve quantomeno arrivare il rinvio a giudizio e poi eventualmente anche la condanna in primo grado. Ovviamente il Comune farà tutti i passi necessari per difendere l'interesse del Comune, non c'è dubbio su questo, al di là di quello che si dice, ma il Comune nelle sedi, nei luoghi opportuni, nei modi che riterrà opportuno, difenderà sicuramente quelli che sono gli interessi del Di comune. questo lavoro già fatto fino al momento, pensavi fosse più duro, insomma, poi hai cominciato Oggi a sono mettere passati, le mani nei problemi, sì, insomma, no? sono passati 8-9 mesi, 9 E mesi. quindi. E io ho promesso al paese che dopo un anno, se non si nota l'inversione di tendenza, ce ne andiamo tutti a casa, perché se me ne vado io, se ne vanno tutti a casa, non è che me ne vado solo io. E quindi in questa fase, che siamo a 9 mesi, io ho incontrato ovviamente tante difficoltà, soprattutto nell'aspetto burocratico, formale, per fare le cose, questo un poco mi preoccupa perché è sempre più difficile, non abbiamo forza umana, si mettono pure di traverso chi deve dare le autorizzazioni per avere una convenzione tra comuni, per avere un capo dell'ufficio tecnico che da 3 mesi che non la porto nemmeno in discussione al Ministero, quindi c'è una lentezza burocratica che danneggia fortemente il territorio e quindi il mio paese. Noi facciamo salti mortali. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Molti ci accusano che facciamo l'ordinaria amministrazione. Questa non è un'accusa, è la verità. Noi facciamo l'ordinaria amministrazione, però diventa straordinaria perché negli ultimi anni questa ordinaria amministrazione non era nemmeno pensata da chi oggi chiede a me le dimissioni. Il paese non vuole che mi dimetto, perché hanno visto che ci sono le condizioni per amministrare bene, che siamo che un'amministrazione che facciamo i fatti, ma sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto sui piccoli interventi per togliere il degrado del paese e dare più dignità a questo paese, perché per presentarla poi al mondo intero, all'Italia, alla regione, se vogliamo parlare di turismo, quando arriva la gente qua, pure lei, quando
quando viene ce la deve capire che qualcosa è cambiato. Se non percepisce questa cosa, che è un paese avanzato, che è un paese che ha dignità, che non c'è degrado, che per le vie del paese non c'è spazzatura, che tutto funzioni nel migliore dei modi. Io vedo quest'estate tante fontane che scende l'acqua, invece sono abituato a non avere nemmeno l'acqua nelle case. Vedo la ripresa del paese come immagine, lo voglio vedere fiorito, vedo i fiori per le strade. Vedo un po' un paese non del sud, ma un paese dell'Umbria, della Toscana, con una piccola differenza, che lì hanno i soldi, hanno le strutture, hanno le mentalità giuste, qua invece dobbiamo un po' abituarle alle persone. Stamattina stiamo mettendo dei paletti su una strada che nessuno mai è riuscito a evitare che le macchine parcheggiassero e creassero tanti problemi, soprattutto d'estate. Mettere il paletto della restrizione della strada, che non è un fatto culturalmente avanzato, perché basta un segnale per dire che lì non si può sostare. Fermo restando che mi pare che il sindaco di Scilla si promuove, quindi mi pare che già Si non promuove? si promuove, cioè voglio dire già non ci saranno le dimissioni, mi sembra di capire No, ma non ci sono le missioni perché perché si promuove in questi 9 mesi, quindi sarebbe anche un danno. No, mi promuovo. No, no, non mi sopromuovo. Nell'anno non sono no, promosso. la domanda Io per all'anno dire, faccio. la premessa per dire, visto che si No. promuove il futuro, ecco, su cosa si punterà maggiormente, Quando visto arriviamo che al magari il 31 primo. maggio, quando arriviamo al 31 maggio e l'ostello è aperto e l'ascensore iniziano i lavori, beh, io sono più tranquillo e sono più contento perché non possiamo pensare solo all'ordinaria amministrazione. Dobbiamo pensare al futuro del paese e quindi queste cose andavano fatte nel primo anno. Sicuramente uno degli impegni che avevo preso in campagna elettorale, che non sono riuscito a fare sicuramente, è quello del piano di spiaggia per l'inizio del 2016. E lì c'è stato evidentemente un limite, inutile dire di chi è la responsabilità, ma io non sono riuscito a farlo e quindi noi come amministrazione non siamo riusciti a fare, e quello è un limite. Su questo mi dovrebbero incalzare l'opposizione. Sul resto l'opposizione o chi ha amministrato, chi più che amministrato è stato in questo comune negli ultimi 4 anni, io credo che dovrebbe avere il buonsenso di rimanere in silenzio perché è sotto gli occhi di tutti. Se noi oggi facciamo bella figura è perché chi c'era prima di noi non riusciva a fare nulla. E cosa rispondiamo invece all'opposizione quando dice che c'è un po' di autoritarismo, non riescono poi a svolgere il loro ruolo di No, opposizione? il ruolo di opposizione, l'autoritarismo c'è, ma io non la considero una parola brutta, la leggo più alla decisione, al decisionismo, a non stare fermi. E quello nasce dalla voglia di volersi mettere in discussione, di voler fare delle cose e di rischiare anche, di rischiare, perché ogni volta che fai una cosa rischi di sbagliarla, rischi di non. E quindi non è facile. Io capisco loro che non erano abituati a questo sistema, non erano abituati ad amministrare, a fare le cose, erano abituati a far trascorrere il tempo e probabilmente vogliono fare l'opposizione allo stesso modo. L'opposizione può parlare, può dire quello che vuole, potrebbe fare delle manifestazioni contro le cose che non funzionano. Io sostengo che non c'è opposizione in questo paese, perché non c'è opposizione, non è che non c'è l'opposizione politica, non c'è l'opposizione nel paese, perché tutti quelli che sono stati contrari a noi per motivi anche politici, oggi hanno, purtroppo per loro, devono riconoscere che questo paese ha cambiato volto. Ma lo riconoscono tutti, se lei prende la piazza dietro la chiesa, era un degrado assoluto, è stata ripristinata e messa al servizio dei nostri concittadini, anche scontrandoci con le piccole situazioni, diciamo, di favore, perché uno poteva mettere la macchina, oggi non la può mettere più e quindi abbiamo creato un fastidio, ma tanti piccoli fastidi singoli alle persone procurano un vantaggio per il bene comune. Il ruolo di Scilla invece nella futura città metropolitana e Al quindi centro sarà anche della Costa anche Viola. lì, mi pare che abbiamo fatto qualche incontro pure con lei. La posizione del sindaco e dell'amministrazione comunale ci sta tutta. Scilla deve essere il punto, lo sanno, ma lo sanno perché non c'è il sindaco Ciccone, lo sanno perché Scilla deve essere il punto d'entrata del portale turistico della città metropolitana, per quello che rappresenta come bellezza, per il punto strategico che ha e per la conformazione, per tutto. Quindi voglio dire. Lo slogan del sindaco di Scilla è stato, ma lo è spesso, lo dice spesso, adesso è tutta un'altra storia. Però dopo un anno, voglio dire, ancora forse non possiamo dirlo compiutamente. Quando effettivamente potremo dire con certezza che per Scilla inizia, è No, iniziato, inizierà io un'altra credo che storia? un'altra storia è iniziata nel modo di agire e di fare le cose.
credo che sia iniziata. Lei dice non si vede, non si vede. No, non dico che non, no, si vede, non si vede per questioni, no, no, di tempo. No, 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 non è evidente, non è evidente questa cosa che è cambiata. Io potremmo affermare che questa che è un'altra storia compiuta, no, che, perché per me è già iniziata e secondo me è sotto gli occhi di tutti, ma lì ognuno poi può avere le valutazioni che può, ognuno ha le sue valutazioni. Ma sarà affermata e definita quando ci sarà l'ostello che funzionerà, quando ci sarà l'ascensore che starà per finire, quando la piazza sarà finita e quando ci sarà un parcheggio e quando alla fine vedrete la via Marina di Scilla nel periodo estivo senza nessuna macchina. Lì poi sarà sancito un'altra storia. In questo momento stiamo lavorando per realizzarla, è un percorso lungo, difficile, ma che secondo me stiamo andando per la strada giusta, con grande difficoltà ovviamente, che sono quelle economiche, ma la capacità anche, lo dicevamo quando eravamo opposizione, anche sotto l'aspetto economico, perché se uno si trincera dietro il fatto che non ha soldi non si va da nessuna parte, deve avere la capacità di trovarli per realizzare le cose. In questi linee di lavori, se ci sono, abbiamo avuto la capacità di poterli, se basta che lei si affacci da Piazza San Rocco, stiamo ristrutturando le entrate del paese Muretti per rendere fiorito con fiori, per abbellire l'entrata di Scilla. Se va all'ospedale, una strada che era stata un degrado assoluto negli ultimi 30 anni, in questo momento la stanno ristrutturando e sarà finita a giorni, collegherà Tripi, la parte alta di Tripi con l'ospedale di Scilla. Se va verso i Recari, stiamo tagliando delle curve che erano un obbrobrio, che restringevano la carreggiata, l'abbiamo allargata da almeno di 3-4 metri e significa un miglioramento. Cioè, dove va in questo momento può trovare delle iniziative, dei lavori che il comune di Scilla lo sta facendo. Se va in giro per il centro del paese, tutte le griglie che non funzionavano, che erano piene di terra e che sono importanti per l'acqua, oggi sono tutte sistemate. E voglio dire, questo la gente lo vede. Se va in giro e vede le bacheche dove si possono affiggere i manifesti, qualcuno ancora insiste a volerle mettere nei muri, ma voglio dire, c'è un impegno costante, continuo, per togliere il degrado e per rendere più bella la nostra Scilla.